Sono preoccupata, Lette. Fede, è troppo strano questo periodo. Ma sì, saranno tutte le preoccupazioni che ha per via del negozio nuovo. Sai com'è quando fa una cosa nuova? C'ha sempre l'ansia che magari non gli può andare bene. Però questa volta è proprio ansioso. C'ha sempre così un po' sulle sue. Mamma mia, no, non ce lo facevo così. È preoccupante. Sì. Però se magari gli possiamo dare una mano, non lo so, fare qualcosa, almeno gli togliamo un po' da addosso un po' di cose, no? Ma secondo me è solo l'idea che si fa in testa. Fidate, lo conosciamo, no? Ma allora stasera siamo a cena insieme? Certo. Che ci prepari? Io pensavo che andavamo al ristorante. Vabbè, mettiamo a conto di fashion. Mettiamo a conto di fashion, dai. Bello sto colore, sì? Mi ricordi, me l'avevi fatto quando eri più piccolo. Sì, però questo è un po' più acceso, eh? Sì, è bello. Oggi mi sono ispirato pure a sta giacca che c'ho. Bella. Tutta fantasia. Poi mi hai dato un sacco di consigli, mi hai tirato su de morale. Te vedo la che zia, sei un po'... è sempre la zia. Poi tu sei una zia speciale. E tu lo sai quando ti voglio bene. E comunque io penso sempre alle cose, non è che prendo così e faccio, penso ai pro e ai contro, certo. È una cosa importante. Ma io lo so che tu sei molto intelligente. Mia zia è la mia più grande fan, sempre dalla parte mia sta. Eccoci qua, adesso li blocchiamo con un po' di lacca. Io voglio un po' di frangetta. Ma quale frangetta, che sei più bella così, con sta frangetta, se non si vede il rosa. Ok, oh, fammi sapere com'è andata la notte di matrimonio. È sempre il solito. Ciao ragazzo. Eccoci. Cosa ci fai oggi? Allora, ti facciamo una bella base, leviamo sto grigio, amore, non si può guardare, prego. Non lo so che non si può guardare. Andiamo un po' più sui toni del marrone, caldi, un po' più chic. Colori bravissimi. Va bene? Mi piace. Allora, mi piace. Miri, passa la base, lunghezza e punte, perché è tutta bianca. E noi invece, cara, che facciamo? L'altra volta mi hai fatto lo statuccio. Mica ti faccio corta come Maria Elena. Lei è carina, però così, no, un po' glamour, figa, però. Molto glamour, ma vedi cosa succede ad andare a fare i colori dalle altre parti? No, ma di la verità, là non diamo colpa agli altri, perché là proprio un tuo sei fatto proprio il colore. Mi sembri una vecchia di 80 anni con questi capelli. Quasi, ci arrivo ai 80 anni. Ma quale 80 anni, che sei una figa pazzesca. Grazie, amore. Anche perché poi dopo devo andare pure a Napoli. Ti puoi immaginare? La mia vita è su un treno. Vabbè, il prossimo giro verremo a trovarti a Napoli, allora. Va bene. Certo che fare Anzio Napoli in giornata, bello, però stanchezza si sente. Ma io faccio tutto. Zia, sei riuscita a capire finalmente perché Federico è così in tensione? Sei impaurito, se ce la fa, se non ce la fa. Ma che impaurito, ma questo... Ma ce l'ha sempre fatta. È super in gamba, sì, super dinamico. Vuole riuscire... È ambizioso, lui vuole sempre di più. Ma è giusto che sia così, ma se non lo fa, ma quando lo fa? Perché... Ma non deve avere paura. Hai una vita davanti, farai certo. Queste altre cose. Bravo, ma tanto è andato tutto benissimo, come tutto il resto delle cose che ha fatto. Ci sta, ti supera, ce la farà pure stavolta. Perché è un bravo ragazzo e ce la mette tutta. Sì. Come sempre. E tanta fiducia su lei. Ma assolutamente. Va bene. Un bacio. Tuo marito? È andato a casa perché se ne sta... Allora, visto che tuo marito sei andato a casa, ti accompagno io? Senz'altro. No, mozzi, di là. Di là. Tua macchina di là.